Civitarese, dopo l'annuncio della sua candidatura, oggi la discesa ufficiale in campo dinanzi anche a tanti cittadini, ha spiegato il perché di questo suo ritorno alla politica attiva. Non è mancata qualche bacchettata alla giunta Alessandrini di cui lei ha fatto parte? Beh sì, perché purtroppo alcune delle cose che avevamo messo in campo e che andavano nella direzione che poi questa coalizione ha voluto riprendere ampliandola a tante altre cose, perché abbiamo un programma che si estende proprio alla trasformazione di questa città verso lo sviluppo sostenibile, il lavoro, i diritti, è stato sostanzialmente impedito, tradito, come posso dire. Alcuni atti che sono stati approvati anche dal Consiglio poi sono stati messi nel cassetto, sì, oggi vengono in qualche modo, come per esempio ieri il piano del traffico, riesumati. Ma con questi metodi, con questo modo di concepire la politica e l'amministrazione, questa trasformazione di cui Pescara ha bisogno non ci sarebbe. Ma io dico che se vogliamo una città che per esempio abbia la bandiera blu, perché noi vogliamo la bandiera blu, che abbia dotare Pescara della bandiera blu, che abbia uno sviluppo economico fondato sulla sostenibilità, lavoro, periferie rigenerate, devono guardare a una forza politica che in luogo di esercitare il potere nel solito sistema che conosciamo si rivolga direttamente a questi problemi con la competenza di poterlo fare e distinguendo in modo netto la competenza del Consiglio che deve indirizzare e controllare da quella dell'amministrazione, cioè il sindaco e la sua giunta, che deve essere capace, coeso per amministrare e raggiungere davvero questi obiettivi.